centrodestra è sempre stato unito. C'è stata qualche incomprensione che abbiamo appianato. C'è una collaborazione tra i rappresentanti, coordinatori regionali, Pepe e Quarto, su quello che è il programma da qui alla fine della legislatura, sia quella che riguarda la regione che quella che riguarda il quindi un accordo di programma che ci vede tutti uniti, coesi per quello che riguarda le iniziative politiche. Quindi direi che il clima è assolutamente sereno, collaborativo e immagino anche proficuo per quelli che potranno essere i risultati elettorali del prossimo anno. Un accordo di programma anche sui nomi, sarà Barrio il prossimo candidato presidente alle regionali? Non abbiamo parlato di programmi e quindi non abbiamo toccato le persone che come Forza Italia noi abbiamo il nostro presidente Bardi che ha fatto benissimo e quindi per noi è Bardi e quindi non c'è stato un motivo ancora di affrontare questa discussione. Per noi Bardi ha rivoluzionato l'assetto di questa regione in positivo, una regione che ha delle risorse straordinarie come l'acqua e il petrolio, quindi il gas, che ha potuto dare grazie all'azione di un governatore illuminato il bollette gratis, cosa che non era mai successo in 40 anni di governo di centrosinistra, alle persone e quindi facilitando lo sviluppo economico e venendo incontro alle persone e alle famiglie che hanno redditi bassi e quindi anche un'iniziativa che va incontro al fatto di poter affrontare il caro carrello piuttosto che l'inflazione e quindi direi un'azione molto positiva che è perfettamente coerente con l'azione di governo che noi stiamo intraprendendo. Qual è la posizione di Forza Italia?